Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare questo graziosissimo barattolo di Babbo Natale, così come ho fatto quello del pupazzo di neve, ho fatto anche questo di Babbo Natale. Spero che vi piaccia. Ho messo all'interno i biscottini che ho fatto nell'altro video di tutorial, se vi interessa andateli a vedere, sono dei canducci che sono veramente squisiti, fatti con le nocciole. Molto semplici da realizzare, andate a vedere il video. E andiamo a vedere per ora come realizzare questo graziosissimo Babbo Natale barattolo. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il barattolo di Babbo Natale, così come abbiamo fatto quello del pupazzo di neve, realizziamo la testa utilizzando il fiato color carne. Facciamo un anello magico di 6 maglie. Io vado ad utilizzare uncinetto numero 3 e lavoro 6 maglie basse nell'anello magico. Stringo l'anello e faccio un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia è un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie faccio un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni tre maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni quattro maglie faccio un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni cinque maglie faccio un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri, 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia è una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Poi stacchiamo il filo e riempiamo con la vatta sintetica. Andiamo a riempire bene con la vatta sintetica e diamo bene la forma rotonda alla testa. Per il naso abbiamo un anello magico di 8 maglie. Stringiamo l'anello e lavoriamo per altri due giri 8 maglie basse. Poi facciamo una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 6 maglie. Possiamo staccare il filo e riempire con la vatta sintetica. Stacchiamo il filo. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire. Per il corpo abbiamo con il filato rosso un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia è un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni due maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni tre maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ora entriamo nella prima maglia, facciamo una maglia bassissima e lavoriamo le 54 maglie, però lavorate in costa dietro, prendete solo la parte di dietro della lavorazione. E quindi facciamo un giro di 54 maglie lavorate in costa. Chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a lavorare 54 maglie per altri 3 giri. Quindi le lavoriamo normalmente per altri 3 giri. Io ho coperto così la base del coperchio del barattolo. Naturalmente voi regolatevi in base alle dimensioni del vostro barattolo. Io ho fatto 54 maglie, se occorre li fate più grandi o più piccoli in base alla misura del vostro barattolo. E poi scendete come ho fatto io, sono scesa con questi giri e vado a fare per ultimo la lavorazione. Realizzando così questa piccola decorazione fatta di ventaglietti. Andiamo a fare i nostri ventaglietti in questo modo. Ripetiamo la sequenza di 6 maglie alte nella stessa maglia. Quindi vado a sostituire la prima con le catenelle e poi vado a fare le altre 5, 2. Quattro, cinque e sei totale. Fatte le 6 maglie alte, salto la maglia al fianco, vado nell'altra e faccio una maglia bassa.
Ripeto l'operazione, salto una maglia, entro nella prossima e vado a fare 6 maglie basse nella stessa maglia. Quindi ripetiamo questa lavorazione per tutto il giro fino al termine. Salto la maglia, entro nella prossima, faccio una maglia bassa e ripeto tutto per tutto il giro. Di questo colore andrò a fare la renna, quindi la base è sempre la stessa, vado poi a fare la testa allo stesso modo e poi andremo a fare le ultime decorazioni che vi farò vedere più avanti. Fatta l'ultima maglia bassa, ci andiamo ad agganciare qui nella prima maglia alta e chiudiamo con una maglia bassissima. Stacchiamo il filo e possiamo posizionare sul barattolo. Per la barba vado ad utilizzare una lana un po' più doppia e vado a utilizzare un numero 5 di uncinetto. Quindi prima ho utilizzato il cotone, adesso vado ad utilizzare la lana per realizzare la barba e i capelli di Babbo Natale. Quindi con l'uncinetto numero 5 e il filato più doppio vado a fare una catenella di 12 maglie e vado a lavorare 12 maglie basse nelle 12 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo altri due giri, 12 maglie, sempre con lo stesso filato a maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 10 maglie lavorate. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia saranno 8 maglie lavorate. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia saranno 6 maglie lavorate. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia saranno 4 maglie lavorate. A questo punto risaliamo verso la catenella con delle maglie basse, facciamo delle maglie basse in modo da sia rifinire che raggiungere la sommità. Quindi andate in ogni maglia qui e salite verso la catenella iniziale. Arrivati a questo punto dobbiamo fare una catenella ed agganciarci dall'altro lato, quindi facciamo una catenella di 16 maglie e ci agganciamo dall'altro lato in questo punto con una maglia bassissima. Fatto questo, dobbiamo andare a lavorare ora su queste nostre 16 maglie. Facciamo una catenella per girare e lavoriamo 16 maglie basse nelle 16 catenelle. Facciamo altri due giri di 16 maglie e poi stacchiamo il filo. Volendo possiamo andare a rifinire con delle maglie bassissime, facciamo la parte di sopra, quindi raggiungiamo l'altra estremità e poi scendiamo verso la barba e rifiniamo anche quest'altra parte qui che non abbiamo rifinito a maglie basse. Quindi qua facciamo le maglie bassissime mentre sul lato della barba facciamo le maglie basse. Questo abbiamo fatto maglie bassissime, raggiungiamo maglie bassissime e qui andiamo a fare le nostre maglie basse così come abbiamo fatto dall'altro lato in modo da rifinire allo stesso modo. E raggiungiamo lì dove avevamo fatto già le prime maglie basse.
e possiamo staccare il filo. Andiamo a posizionare la barba sul volto di Babbo Natale, poi andremo ad aggiungere il nasino, quindi andiamo a cucire in questo modo, posizionando il nasino al centro, e poi andremo ad applicare gli occhietti al lato del naso. Per il cappello andiamo a fare una catenella di 42 maglie e le andiamo a chiudere ad anello e lavoriamo le 42 maglie per 4 giri. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 4 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 2 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, saranno 24 maglie. Lavoriamo le 24 maglie per altri 2 giri. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri, 18 maglie basse. Una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Lavoriamo per altri 2 giri, 12 maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni, poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte, e questo sarà il cappellino che andremo a posizionare sulla testa. Terminato il filo, possiamo lasciare il filo lungo in modo da poter applicare o la campanellina oppure una semplice perlina, oppure lasciarlo così come più vi piace. Posizioniamo prima il cappello, andiamo a cucire, poi andiamo a cucire la barba ed i capelli in questo modo. Volendo possiamo passare anche la spazzola sulla barba e sulla pelliccia in modo da far venire fuori un po' di più peluria, diciamo. E andiamo poi a applicare il nasino. Poi al cappellino possiamo mettere il sonagliino, quello che più ci piace. Ho cucito la barba e il cappellino sopra la testa, ho cucito il nasino, ho aggiunto gli occhietti in plastica e poi con lo stesso filato che ho utilizzato per la barba ho fatto anche le sopracciglia. Ho aggiunto il sonagliino qui sulla sommità del cappello e ora andiamo ad applicare, quindi ho cucito anche la testa sulla base del corpo e andiamo ad inserire il nastrino. Per inserire il nastrino inseriamo prima in un ago, se vi trovate più comode, vedete un po' voi come volete fare, e poi inseriamo il nastrino in un ago e passando da questo punto qui andiamo a passare per ogni base di sotto. Passiamo il nastrino e andiamo a fermare con un bel fiocco sul davanti. Il nastrino potete sceglierlo voi, potete utilizzare lo stesso cordoncino di lana come ho fatto vedere in un altro video tutorial del pupazzo di neve, oppure un nastrino come sto facendo ora, decidete voi come volete procedere. Portando e andate a fermare questa base qui, in modo che può essere anche sfilata e lavata così, e proseguiamo con il bloccare tutto. Fatto questo, faccio uscire il nastrino sul davanti, vado poi a stringere e a dare bene la forma e fermo il tappino. Faccio un bel fiocco, possiamo aggiungere l'etichetta e all'interno possiamo mettere i nostri biscottini. Ho tinto un po' le guanciotte con un po' di fard, anche un pochino sul nasino, e questo è il mio barattolo di Babbo Natale terminato. Ho aggiunto all'interno i biscottini, i cantucci che ho fatto, oppure potete aggiungere anche i mostaccioli, quelli che ho fatto sull'altro video con il vino cotto o con il caffè, o potete aggiungere anche i tarallini neri, li fate piccolini e li potete mettere dentro questo graziosissimo barattolo e fate così, è un bellissimo regalo a chi volete. E spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e vi aspetto alla prossima, ciao ciao!